Da giovedì 1 agosto a domenica 25 agosto a Guardia Grele prende il via la 49esima edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, la manifestazione dedicata alle eccellenze manifatturiere regionali. L'iniziativa è organizzata dall'ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese con il patrocinio della Regione Abruzzo, assessorato alle attività produttive della Camera di Commercio di Chieti Pescara e del Comune di Guardia Grele. La mostra, con un allestimento completamente rinnovato, punterà a valorizzare l'artigianato vero e autentico, i singoli artigiani e produttori, alla scoperta del bello e del fatto a mano, in una città che per sua storia e vocazione è da sempre emblema della creatività artigianale. Ecco, noi Gianfranco Marsibilio, presidente Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, 49esima edizione con tantissime novità. Tante novità, tanti artigiani in più rispetto al passato. Il palazzo si presenta in una veste molto rinnovata, il bianco è il colore che domina e questo bianco è stato scelto dagli arredatori della mostra quest'anno, che ringrazio per il bel lavoro che hanno fatto, per dare risalto ai manufatti che vengono esposti. Il centro dell'attenzione dei visitatori deve essere appunto l'ingegno degli artigiani abruzzesi e non il palazzo, e quindi perciò è stata fatta questa scelta. Quindi un numero di visitatori che cresce, tanti giovani che non conoscevano questa manifestazione, e quindi questa è un'altra nota di merito assoluto. Devo dire grazie agli artigiani abruzzesi che hanno capito che di anno in anno devono portare il meglio della loro produzione artigiana, e quindi tanti lavori sono stati fatti proprio per questa occasione. Naturalmente l'aspetto dei giovani è molto importante. Quest'anno abbiamo coinvolto l'Università Europea del Design di Pescara e tutta la comunicazione interna e anche esterna è stata fatta da questi giovani del secondo anno di corso della università. Ecco, dunque l'artigianato si evolve e quest'anno c'è addirittura una sezione dedicata al design. Sicuramente questo è un dato importante. Io dico sempre che in una casa una donna che ha comprato una presentosa o un paio di sciacquaie non va a ricomprare la presentosa. Quindi l'innovazione, le novità sono molto importanti per dare la possibilità agli artigiani di vendere i prodotti nuovi. E quindi qui ringrazio Angelo Bucci, che è l'architetto che ha curato questa sezione, perché presenta delle cose nuove che sicuramente attrarranno la simpatia e l'attenzione da parte del pubblico che verrà a visitare la mostra. Ecco, diciamo che in questa mostra c'è un concentrato dell'artigianato abruzzese, è veramente un pezzo di storia della nostra regione, ma in che modo si sta evolvendo la figura dell'artigiano? L'artigiano è sempre una figura essenziale nel territorio abruzzese. Io amo dire che abbiamo delle eccellenze, una di queste eccellenze è l'artigianato, insieme alla gastronomia, insieme al verde, ai parchi, e dovrebbe essere di più spinto, perché così daremo la possibilità alle nuove generazioni e ai giovani di trovare occupazione, altrimenti purtroppo i nostri figli, non trovando lavoro in Abruzzo, sono costretti ad andare dove il lavoro c'è, e di conseguenza il territorio abruzzese rischia di impoverirsi, quindi sia da un punto di vista occupazionale sia da un punto di vista di reddito per le botteghe degli artigiani. Gli artigiani sono molto bravi nelle botteghe, nel creare i pezzi, i manufatti, ci mettono il cuore, ci mettono la testa, ci mettono le mani, sono meno bravi nel vendere questi pezzi, quindi anche le vendite online, che oggi sono diffusissime, potrebbero essere un buon motivo per la politica di aiutare gli artigiani e far rimanere aperte tante botteghe che oggi sono chiuse o rischiano di chiudere. Ecco, sicuramente vale la pena però venire qui a Guardia Grele e vedere con i propri occhi la meraviglia di questa mostra, che sarà disponibile dal 1 al 25 agosto, giusto? Dal 1 al 25 agosto, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 23. Sicuramente un turista che arriva in Abruzzo non può stare sempre al mare, quindi l'obiettivo è quello di far godere delle bellezze del nostro mare, ma far muovere anche i turisti e quindi farli venire a Guardia Grele, dove sicuramente c'è l'artigianato, c'è un'ottima gastronomia e quindi ci sono tanti ingredienti ottimi, altri musei che sono aperti in questo periodo, tanti buoni motivi.
motivi per fare una visita a Guardia Grele, e sicuramente la cosa più bella saranno le opere di questi maestri artigiani che meraviglieranno in senso positivo tutti quanti i visitatori che arriveranno in Abruzzo e a Guardia Grele. Importanza fondamentale, l'artigianato trasmette identità, cultura, è quel valore aggiunto, quelle cose irreplicabili che non si possono fabbricare in Cina o in altre parti del mondo a minor costo e in maggiori quantità. L'artigianato, soprattutto quello di contenuto artistico, ha un valore incommensurabile che trasmette appunto un'identità e una tradizione. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di avere il suo giusto spazio economico e di mercato, e le istituzioni pubbliche sono al lavoro per questo obiettivo. Ecco, eventi come questo sono importanti anche per trasmettere la professione dell'artigiano alle nuove generazioni. E lo dobbiamo fare anche inserendo questi percorsi nei percorsi di formazione che la regione attiva, perché è sempre più difficile vedere magari vecchi artigiani che lasciano e trasmettono la loro sapienza ai loro figli, che più facilmente vanno, diciamo, a cercare altre attività più remunerative, meno difficili da svolgere. E quindi avvicinare i giovani all'artigianato è un processo difficile e particolare, ma che dobbiamo assolutamente svolgere per non disperdere una tradizione troppo importante per essere dimenticata. L'importanza di queste manifestazioni per sostenere l'artigianato abruzzese, che è una grandissima risorsa del nostro territorio. Ma credo che non lo debba testimoniare io, visto che insomma partecipo sempre, oramai le 49 inaugurazioni ho fatte tantissime. L'immobile è stato comprato quando io ero presidente della provincia di Chieti, Giovanni Pace presidente della regione Abruzzo, quindi un'azione sinergica, e io ci credo tanto, tantissimo. L'artigianato rappresenta una voce importante della nostra economia, del nostro PIL. L'artigianato artistico è una componente che io devo dire va indirizzata molto ai giovani. L'artigianato artistico può dare delle belle soddisfazioni ai nostri ragazzi se comprendono che con un po' di formazione, un po' di sacrificio iniziale, poi si può ottenere tanto.